salute. Salute a voi. Salute. Qualche minuto ovviamente sarete anche voi a restare con noi. E auguri. Salute. Salute. Un brindisi con una bottiglia Villa dei Misteri 2012 ha inaugurato il taglio delle uve prodotte dall'azienda vinicola Mastro Berardino nel giardino del Foro Boario del Parco Archeologico di Pompei. Un progetto che va avanti dagli anni 90, quando una delle più prestigiose e antiche cantine italiane ha ricevuto l'incarico di ripristinare la viticoltura nell'antica città pompeana. Dal 1994, partendo da un'area limitata degli scavi ed ampliandosi alle 15 zone a vigneto di oggi, si è recuperata la vecchia tradizione della città distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C., così da valorizzare e difendere territorio, paesaggio ed ambiente. Professore Mastro Berardino, siamo alla 20ª edizione della vendemmia, due decenni. Se dovesse tracciare un bilancio, come sta andando avanti il progetto? È un progetto sempre molto stimolante, è un progetto classico di ricerca e di sperimentazione sulla viticoltura in antico e quindi ogni anno ci dà informazioni nuove. La particolarità della viticoltura è che si fa una sola vendemmia all'anno, quindi un progetto che dura da 20 anni e insomma in realtà alla fine non abbiamo tantissime osservazioni, quindi per quello che ci interessa sicuramente stiamo acquisendo dati utili per capire come reagiscono queste varietà in questo contesto ambientale, con questi suoli, e questo è molto importante a prescindere. Poi ovviamente c'è il grande omaggio alle radici della nostra viticoltura, sia quelle di matrice greca sia quelle di matrice latina, che qui a Pompei sono ampiamente testimoniate anche non solo dal punto di vista agronomico ma anche nell'uso quotidiano. Quindi è un progetto sicuramente stimolante per noi, in chiave anche prospettica, e di anno in anno cerchiamo di arricchirlo con elementi aggiuntivi che possono portarci un piccolo incremento della base di conoscenze nel nostro ambito di viticoltura. Lei con i suoi vini e come presidente dell'Istituto del Vino Italiano di qualità grandi marchi porta il Made in Italy nel mondo, ma come è percepito il brand Pompei? Pompei è una marca territoriale molto forte, molto credibile, è un simbolo di tante cose, è un simbolo di storicità, di classicità, e funziona anche di per sé in piena autonomia. È uno dei riferimenti più forti che vengono menzionati normalmente dal turista internazionale. Questo lo verifico io stesso con le tante attività che faccio di promozione territoriale nel mondo. Pompei è un nome fortemente riconosciuto. Dopodiché Pompei è un ventaglio di opportunità di comunicazione, quindi è un ambasciatore di tante cose, potrebbe essere un volano un po' per tutti gli asset della regione Campania, potrebbe diventare sempre più trasversale per mettere insieme tutte le positività di questa nostra terra. Tanto è stato fatto negli ultimi decenni per il vino campano, ma c'è ancora un gap con i grandi vini delle altre regioni, soprattutto del nord. Cosa bisogna fare per colmare questo vuoto? Qui il discorso è un po' più articolato. Il vino campano richiede una presa di coscienza più diffusa, non soltanto della comunità che vive della vite e del vino, ma anche della popolazione in senso più ampio e poi delle istituzioni. Cioè noi abbiamo bisogno che la comunità del vino e delle uve della nostra regione riceva un maggiore supporto in termini di comunicazione, di attività di marketing territoriale istituzionale da parte della regione Campania. Questo perché tutte le regioni investono in maniera convinta sulla promozione dei loro territori a vocazione viticola ed enologica, e secondo me qui in Campania siamo un po' indietro rispetto a quello che sta succedendo altrove, pur avendo maggiore storicità e una fortissima vocazione. Alcune aree hanno una grandissima attenzione a questi temi, e però è generalmente uno sforzo che proviene più da parte privata che non da parte pubblica, quindi secondo me si può fare qualcosa in più. Con l'occasione della vendemmia è stato possibile accedere alla cella vinaria ubicata alle spalle del vigneto e all'ambiente produttivo attiguo che ospita la ricostruzione in legno di un antico torchio per la premitura dell'uva. Entrambi i vani sono stati oggetti di recenti interventi di messa in sicurezza delle coperture. Mi fa molto piacere quest'anno presentare questa ennesima novità pompeiana, perché grazie ai lavori di messa in sicurezza dell'ultimo blocco di lavori del grande progetto che ha riguardato le regioni 1, 2 e 3, abbiamo avuto la possibilità di riaprire delle aree che non erano fruibili. Questo ambiente in particolare col torcolarium non era accessibile perché era tutto puntellato, coperture fatiscenti, quindi
è stato non solo rifatto tutto il manto di copertura con le nuove tegole, con tutta l'intelaiatura lignea, ma anche il torchio è stato restaurato, e quindi veramente adesso si può capire come si produceva in antico, e quindi abbiamo lo spazio dei vigneti, lo spazio della produzione, e questo è molto importante non solo dal punto di vista didattico, ma anche come segnale dell'interesse e dell'importanza che qui sempre si porta verso tutto il patrimonio degli organici, perché Pompei, insieme all'Egitto, possiamo dire, è uno dei luoghi dove, privilegiati per la ricerca sulla paleobotanica. Qui veramente ritroviamo dati sulla dieta antica, sull'economia antica, come in nessun altro luogo, e sappiamo benissimo quanto a Pompei contasse il vino, lo sappiamo dalle fonti letterarie, lo sappiamo dai resti, delle anfore, dagli impianti produttivi, dalla Villa dei Misteri al Foro Boario. Quindi è chiaro che su questo bisogna insistere e continueremo le ricerche a partire dai vinaccioli di Longola, che è un altro patrimonio straordinario, ancora sottoutilizzato dal punto di vista conoscitivo, che negli anni prossimi ci darà veramente grandi risultati.